Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live. Tanto Gianluca è rimutato. E come ogni lunedì sera si torna a parlare di character design. E tra l'altro, questa sera rientriamo nel mondo Disney e facciamo finalmente uno dei miei film preferiti, che è La Bella e la Bestia. Bello. Ho buttato il titolo. Scusa. Un film bestiale. Pazzesco, incredibile. Bestiale. Bellissimo. E siamo come sempre con gli ospiti di cui non si vede il nome. Ecco qua, abbiamo un nome. Abbiamo un nome, pazzesco. Tra l'altro, questo lo riesco a mettere a tutti? No, pensavo di riuscire a metterlo a tutti. Che schifo. Vabbè, Danny, sei tu il character design. Ma non volevo metterlo a me, volevo metterlo a voi. Stupido coso. Tra l'altro, non so neanche come si modifichi. La cosa più divertente. Comunque, si parla di La Bella e la Bestia, Disney. Che bello. Gianluca l'ha visto, tra l'altro. Yeah. L'avevo già visto in precedenza, solo che giuro che non mi ricordavo quasi niente. L'ho rivisto. Quando mai? No, ma allora, da un punto di vista artistico mi piace, da un punto di vista di storia non è che mi fa impazzirissimo, vi dirò. Quindi proprio per quello probabilmente non l'ho riguardato alla nausea come altri del Rinascimento. Però dai, era carino. Ed è stato bello rivederlo con la mente non di un ragazzino di 60 anni come ero ai suoi tempi. Oh mio Dio. No. Comunque, che poi è di nuovo qua è un altro in cui hanno cercato di andare di usare la computer grafica per alcune cose, se non mi sbaglio, no? Che c'è tipo la scena del ballo. Sì, esatto, e anche BR Guest, perché l'ho ascoltato in inglese naturalmente, che ci sono tipo le forchette sul candelabro, sì. Avete capito? Diciamo che la computer grafica è stata utilizzata per fare dei movimenti di camera che erano impossibili da animare altrimenti. O estremamente lunghi da fare comunque. Niente, se volete scrivere i character design dovete mettervelo voi da soli, se volete. Poi mi pare. Io metterò un lista fallito. Come? Aspetta. Su modifica nome. Ranuncolo. Aspetta. Basta, direi di passare alla schermata con le schede, intanto che Gianluca vede di rinominarsi con qualcosa sicuramente non cringe. No, assolutamente. Io che faccio roba cringe, non da quando. Schede. Eccoci qua. Scheda numero 1. Yeah. Bello. Non penso che possiamo farlo perché c'è solo modifica nome, ma c'è anche intestazione. Scusate. C'è anche intestazione. Anche a me piace Harry Potter. Perché lei. Chi doveva iniziare? Ilenia. Ah, io? Ah, scusate, mi son persa allegramente nei meandri. Sì, che fai dietro la TV? Allora, quanto è bello questo film, è ciccia d'arte da ogni punto di vista, a parte, adesso sto guardando le immagini delle schede tipo perché ricolorano le cose, però fa niente, ok? Quello che mi piace tantissimo della storia generale è che ovviamente viene presa da una storia, una favola dell'epoca francese abbastanza famosa, che è della Bella e la Bestia, quindi c'è un po' di riferimento a quello, ma c'è anche tanto riferimento ad Amore e Psiche della mitologia greca, e questa è una cosa super bella. Se chi non conosce il mito di Amore e Psiche se lo vada a leggere, perché è bellissimo. È tipo una delle poche volte in cui ci sono le divinità che sono antipatiche e presuntuose, ma per una volta se la beccano dietro e non sono i soliti mortali a sottostare ai capricci delle divinità. Ma a parte questo, allora, parlando di Belle è molto bella, gioco di parole. E assolutamente non verrà ripetuto allo sfinimento oggi. Esatto. Però in realtà la sua bellezza è molto particolare, perché non è una bellezza pomposa, non è una bellezza appariscente che buca lo schermo, non è sensuale, non è
appunto una diva, non è un personaggio che folgora. È bella perché è molto semplice nel suo, è proprio la sua semplicità a renderla bella, perché è una bellezza naturale, una bellezza quasi come se fosse una sorta di un bel fiore, che è bello senza artefatti, non ha bisogno di gioielli, di vestiti appariscenti, di acconciature elaborate. No, lei ha una bellezza appunto quasi eterea, semplice. Okay. Un po' non concordo, ma te lo dico dopo il perché. Ok. Ok, non ci facciamo più lo zoom, chiedo scusa. Che tra virgolette secondo me traspare dal fatto che è vestita in maniera molto semplice, sembra quasi una contadina, quando in realtà comunque, vedendo anche gli altri abitanti del villaggio, un po' di ceto più elevato dovrebbe esserlo, perché letteralmente lei può perdere il suo tempo a leggere in giro per il paese, c'è il padre inventore, hanno comunque una casetta con varie cose, come dire, non credo che siano borghesia, però poco ci va nella storia originale. Giuro che non mi ricordo l'autrice, se no giuro la citerei, però lei era figlia proprio di un mercante, lei con le sue altre due sorelle, quindi ok, mercante andato in disgrazia che ripartiva per varie cose, però comunque apparteva a un ceto piuttosto nobile nonostante tutto. Lei invece sembra un contadino che ce l'ha fatta, almeno un pochettino di più, ecco. E sentito contadine, anche voi potete farcela. Anche voi ce la potete fare, apritevi un Instagram e chiamate tutto aprite OnlyFans. E prendete sempre gli stessi libri, così dopo un po' vi diranno, vabbè, ma tienitelo, te lo regalo, perché prego, la quarta appunto, volta. Smettila di sfibrarmi l'anima con sto cazzo di libro, esatto. E mi piace molto per esempio la sua acconciatura, che è molto semplice, però non è, cioè quello che ho detto prima, che è naturale, naturale ma dal punto di vista del disegno artistico, perché col cavolo che una riesce a farsi venire quelle splendide onde che incorniciano perfettamente il proprio volto in quel modo, sarebbe molto molto bello, ma non è così. Però le danno molto un'idea di dolcezza, di queste curve, è tutto molto appunto molto ondulato, molto dolce, molto rotondeggiante, proprio per far vedere quanto sia armoniosa in tutta la sua silhouette. Non c'è anche il colletto, per esempio, del vestito, quello bianco-azzurro, per assurdo non è neanche quello troppo accentuato come angoli, e quindi è proprio da un'idea di dolcezza, e con questi colori azzurro e bianco sembra quasi come se fosse, diciamo, quasi una nuvoletta, nel senso, come se vivesse appunto in un mondo tutto suo, molto etereo, molto presa nell'immaginazione, cosa che il personaggio è. Comunque un personaggio anche che legge spesso, di solito, è molto colto. Pensiamo ai, che ne so, ai libri di Mago Merlino, no? Quindi con il fatto di vedere con tanti libri, probabilmente ne sa un sacco di magia, di altre cose. Questo invece è un personaggio che sicuramente è colto, perché insomma legge un sacco, però potrebbe anche essere la questione di che sogna qualcosa di più, si rifugia nei libri piuttosto che stare a pensare le cose concrete, che è un po' forse anche il suo, anche un suo difetto alla fin fine, perché Belle vuole a tutti i costi andarsene via, vivere grandi avventure, grandi cose, quando magari se la smettesse di sputare sul pane del povero panettiere che fa quello di lavoro, cacchio, tra mattina e sera, non è che ha scelto lui di fare il panettiere, forse parlando anche con altra gente potrebbe scoprire qualcosa, però cosa scema, ovviamente. E
Poi non so se, perché sennò ciancio all'infinito, faccio anche quella in mezzo con quel vestito diverso o... Lascio la parola prima. O come, se c'è qualcosa a dire, dillo, se non hai niente a dire, passa. Ma ha un vestito diverso e rosa. Per un secondo spesso no, nel senso lo sto vedendo io. Si vede... No, che si vede che comunque è in un castello di un principe, perché comunque adesso hai i vestiti di una principessa. E... bello il dettaglio. Come faccio a far capire che fa freddo? Si fa così, si mette per esempio un bel mantello con la pelliccia, eccetera. Questo per quando volete fare dei personaggi, ambientarli in determinati luoghi con determinati. Tu dici che il bikini in mezzo alla neve non. No, se non hai coraggio. Esatto. In Svezia o Scandinavia che fanno tipo il bagno 0 gradi. Sì, sì, il bagno. Ho ben presente. Ecco. È molto freddo. Nel deserto, vabbè. Ok. Non ho solo viaggiato nel deserto, Gianluca, in vita mia. Non lo so, che ne so io. La mia lore si rimane negli ultimi episodi. Non hai viaggiato nel famoso deserto della Scandinavia. Esatto. Dai, passo la parola. Allora, belle. Concordo comunque che è un design in sé. È brutto dire molto povero, però nel senso che non è che c'ha questi dettagli che danno, come diceva Ilenia, questa nobiltà e proprio vestiaria di ruolo, perché appunto non è questo il personaggio stesso, è un po' la sua neutralità, la sua quotidianità è quello che deve mostrare almeno all'inizio, una ragazza normale, per quanto appunto, ah sì, che cosa faccio oggi? Un cazzo, perché c'ho i soldi, a quanto pare. Però anche con... Attivo. Adesso stavo guardando, cercando le vecchie schede, non mi ricordo come si chiamava quella Aurora, se non mi sbaglio, quella della... Bella addormentata del bosco? Sì, Aurora era... Rosa Spina. Oh, lei era sul giallino, se non mi sbaglio, no? Come no, Aurora è vestita di nero e grigio. Nero e grigio. Cenerentola quando è... Cenerentola... Di prima... marrone è una sorta sì. Di grigio acquoso, comunque, ok. Bluastro. Lei è una delle prime che il suo colore principale è proprio l'azzurro. No, lei è praticamente la sorella cresciuta di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ok, sì, no, vero, ecco. No, perché stavo per dire... Oh, forse la prima azzurra, ma no, di sicuro c'è quella. Ma c'è comunque... Vabbè, fatto poi di prima. No. No, più che altro secondo me non era obbligatorio farla azzurra, nel senso che tutto il paese è vestito con colori terracei, sono tutti sul marrone, sull'arancione e sul rosso, tutti qua, dal primo all'ultimo, non se ne salva uno. Lei deve essere quella anticonformista, mettiamola di blu. Effettivamente no, ci sta da quel punto di vista, visto che il character designer come sottotitolo ci stava. Semplicemente è un film che ho visto 450 volte, cioè nel senso... Questo è anche vero, io l'ho visto due. Però sì, nonostante la sua, tra virgolette, quotidianità nel vestiario, c'è comunque dei dettagli che danno un'eleganza, una bellezza del personaggio stesso. Il fiocco che tiene i capelli, anche il nodo del grembiule che fa comunque questo fiocco molto non voluminoso ma piacevole, diciamo, alla forma. C'hai questi dettagli di eleganza in un personaggio alla fine che non dovrebbe particolarmente esserlo, perché non è, appunto, a parte il nome, non è il suo ruolo. In sé, rivedendolo di recente, mi è piaciuto che tipo lei è una delle poche persone disegnate normali, quando la maggior parte del resto del villaggio è tipo tutto molto più cartoon, molto più nasi che vanno dove chissà dove, altezze varie, roba del genere. Però appunto aiuta per distanziare, distaccare ancora più il personaggio al appunto il resto del villaggio.
per il vestito natalizio, mi viene da dire, perché sembra molto tipo, oh, se dobbiamo fare uno spin-off natalizio ci abbiamo già il vestiario, yeah! Cosa che hanno fatto, penso. No. Esatto, e no, e occhio, perché per il design natalizio l'hanno fatto tutto diverso. Oh mio Dio, allora non sanno neanche fare il loro lavoro. No, appunto, ti dà comunque... No, tu calcola che nella scena che vedi dove è vestita di rosa nevica, eh? Cioè, quindi... Sì, sì, no, non mi ricordo che c'è... Che praticamente che giocano palle di neve, esatto, e danno da mangiare gli uccellini, e la bestia se li sbrana tutti quanti. Io forse ho guardato la versione sbagliata, ma uno dei due. Però no, alla fine, in un design, quando devi dare il dettaglio del... Oh, è freddo! Poi, praticamente... O fare effettivamente vedere come sono i vestiari di luoghi molto più di bassa temperatura, quindi fai molto più Inuit, eschimesi, scandinavi, roba del genere, oppure fai, facciamo un vestiario relativamente normale, perché tanto la scusa è che si mette la mantella sopra perché fa freddo, quando sta mantella non copre quasi niente, almeno in suo disegno, se non mi sbaglio, nel cartone effettivamente un po' copre, però e si mette un po' di pelliccia, e la pelliccia già dà l'idea di appunto un qualcosa di non assolutamente estivo. Non mi piace particolarmente il rosa, ma forse che non mi piace che hanno abbinato questo rosa a un rosso molto vicino a livello di tonalità, seppur più scuro. Non so, non c'è qualcosa nella palette che non mi fa impazzire. È anche vero, come dicevano in chat, che praticamente c'era Simo Solli che diceva le schede sembrano colorate con Paint, quindi probabilmente appunto nel film... Lo sono abbastanza. Nel film non mi ha dato tanto problemi, quindi probabilmente semplicemente rivedendolo così. Però sì, allora, per concludere, questo è un design molto bello. Allora, intanto c'è da dire che nella lore del film, appunto, tecnicamente, ok, nella favola originale lui è un mercante che ha tre figlie, ok? Le prime due sono iperviziate come le sorellastre di Cenerentola, e penso appunto che il racconto sia stato un po' ispirato anche da quello, e Belle invece è la più, come dire, no, giudiziosa, servizievole, attaccata al padre, ecco. E anche in questo caso, il film che cosa ci dice? Perché Belle è vestita così? A parte il fatto appunto che non sembra, diciamo, povera come gli altri, ma non solo povera, attenzione, sciatta come gli altri. Per quale motivo? Perché probabilmente non è quello l'unico posto in cui Belle ha vissuto. Ok, probabilmente lei e il padre si trasferiscono lì ed infatti Belle è abbastanza annoiata da questo tipo di realtà, no? Come se ne avesse viste comunque altre, perché rispetto agli altri diciamo abitanti del villaggio sì, puoi essere più intelligente, per carità, però un minimo lo dovrai aver visto per poter desiderare dell'altro, altrimenti vivi nella tua pozza di ignoranza e sei felice e beata in questo modo qui. In più, il colore azzurro sicuramente è portatore di una serie di messaggi decisamente interessanti, perché nella color theory, l'abbiamo detto forse altre volte o forse no, però il colore azzurro è proprio il colore in realtà della femminilità, non è il rosa, contrariamente a quello che si pensa, ma è il colore appunto della saggezza, dell'amicizia, dell'intelligenza, della pacatezza, della lungimiranza, della cultura, dell'amicizia, della benevolenza, cioè tutte quelle caratteristiche che effettivamente Belle dentro di sé deve avere. E infatti, fatta eccezione per un paio di momenti in cui cambia vestiti, come nella scena della biblioteca o nella scena appunto dello stiamo fuori a tirarci le palle di neve, Belle è sempre vestita con questo vestito appunto blu, perché e ce n'è un sì, o verde o rosa, vabbè, perché giustamente deve incarnare quell'ideale, no? Di modestia, ecco, il blu era un colore modesto, le regine e le principesse si vestivano di blu
perché racchiudeva anche la modestia, la caratteristica che per sopra ogni cosa una brava principessa, una brava donna, fra virgolette, doveva avere. E quindi ci sta con il concetto di intelligenza, con il concetto appunto di freschezza anche, no? Cioè Bella è un personaggio fresco, perché nel 91 la Bella e la Bestia e il personaggio di Bella nascono anche per contrastare un fenomeno sociale che in America era molto diffuso negli anni 80 e negli anni 90, ossia la trophy wife, si chiamava questo concetto, ossia la moglie trofeo, persone abbastanza abbienti, quindi uomini di potere, uomini danarosi che si mettevano insieme appunto a belle ragazze. Pensiamo un po' al caso, diciamo l'ultimo caso che mi viene in mente, un po' Trump e la moglie, no? Melania Trump e Donald Trump, lei comunque sì, ex modella, cioè voglio dire lui, insomma, così, perché appunto in realtà in America era una vera e propria piaga sociale sotto certi aspetti, proprio questo concetto del trophy wife. E quindi è molto bello proprio avere un'eroina completamente diversa poi dalla precedente, no? Un'eroina che non è disposta a perdere se stessa e la sua famiglia per correre appresso all'uomo di turno. Quindi Ariel era già molto diversa. Belle è una ragazza che ha le idee chiare, è colta, è curiosa, è intelligente, ma allo stesso tempo è anche, come posso dire, gentile, appunto, è compassionevole, è amichevole, è simpatica, ecco. E tutto questo si sposa veramente bene nell'economia del personaggio, perché ha effettivamente una bellezza un po' più sofisticata, secondo me. Non è una bellezza, cioè, non so come, ma in un certo senso hanno catturato bene l'essenza un po', no, dell'estetica francese, anche del romanticismo, insomma, del tempo. Quell'essere belli comunque un pochino, cioè solo come i francesi sanno essere, un po' caponelli, insomma, non so come spiegarlo, non perché sia brutta, intendiamoci, però c'è quel free-free, ecco, mi viene da dire, quel non, je ne sais quoi, francesino all'interno di Belle, effettivamente. Vabbè, per quanto riguarda il cambio d'abito, secondo me ci sta, perché come hanno detto anche gli altri, sicuramente il passaggio tra sì, vivo abbastanza bene a casa di mio padre, non siamo indigenti, questo è poco ma sicuro, perché io posso appunto dedicarmi alla mia passione per la cultura, eccetera eccetera, però allo stesso tempo, beh, qui sto in un castello di un principe, giustamente mi mette i vestiti belli, belli suoi, insomma. Non sto male, ma posso stare anche meglio. Esatto, anche se non so se dire se sia un'inaccuratezza o se in realtà sia semplicemente una cosa anche troppo accurata, ossia se rifletto riguardo il periodo nel quale è ambientato La Bella e la Bestia, quindi parliamo comunque del periodo, insomma, intermedio probabilmente o precedente alla Rivoluzione Francese, perché siamo in un Settecento pieno comunque, no? Cioè, quindi siamo alle porte della Rivoluzione Francese. I vestiti che Belle indossa durante il film, soprattutto i due tre che indossa appunto alla cena, che indossa nel parco, sono un po' obsoleti, sanno un po' di medievale invece che di appunto barocco, rococò, no? Cioè sono un po' datati, no? Perché se qualsiasi persona andasse a vedere la moda francese del tempo, sono tutte piume, parrucche, è un tripudio di eccesso, non c'è assolutamente nulla di così semplice, sobrio e di buon gusto, come posso dire, ma stessa cosa per Cenerentola, intendiamoci, cioè tutto troppo, molto edulcorato, molto ovviamente licenza artistica, quindi apprezzo molto tutto questo. Perciò mi chiedo, chissà, forse il tipo di vestiario è stato tenuto così perché giustamente i vestiti nel Castello della Bestia sono vecchi, sono di una generazione vecchia, non penso si sia messo a comprare i vestiti nuovi durante gli anni. Non esce, ma per i vestiti hai capito? Cioè non è che c'è Amazon che ordina i vestiti recenti e glieli portano, quelli sono fatti su misura, perciò vabbè,
quindi apprezzo quello. Ecco, invece nella scena del ballo, poi lo vedremo, già il vestito ricalca molto di più la moda francese di una Maria Antonietta, insomma, di un Versailles, cioè di una cosa un po' più opulenta, eccessiva. E quindi ecco, secondo me Belle ci sta. Ci sta anche, mi piace molto anche il fatto che lei abbia questi capelli legati, e sappiamo che il capello legato in un certo senso rappresenta quasi una sorta di freno, no, alle proprie idee, come per dire sì, io sento dentro di me che io vorrei vivere di avventure, come dice lei, no, però allo stesso tempo sono legata a questo posto, a questo territorio, non è che io posso prendere, andare dove voglio, fare come voglio, no, perché comunque parliamo sempre di un momento, di un periodo in cui le donne poco potevano fare, insomma. Quindi ecco, mi piace molto perché le dà anche, sì, quest'aria modesta. Ecco, c'è questa modestia, così come in Ariel noi leggevamo un'esuberanza, in Belle si legge molto bene questa sobrietà, questa modestia, questa calma, questa proprio apertura, no? Che apprezzo molto. Non è, ammetto, la mia principessa Disney preferita, come non è il mio film Disney preferito, ma nemmeno mi fa schifo, quindi ci sta. Dico. Scusa, parentesi, non so se sono solo io, ma solo io vedo il video nella live bloccato del nostro. Ok, ho ritornato. Yeah, come l'ho detto. Era bloccato momentaneamente. Chiedo scusa. Chiusa parentesi. Ok, e cambio scheda allora. Passiamo all'altra di Belle sempre. Belle dice Evolve. Super Saiyan Mega Belle, Mega Belle Ilenia. Gianluca, leggi Telegram. Ah, ok. No, no, guarda. Ilenia. Allora, il vestito di Belle. Il vestito di Belle, vabbè, se deve parlare la bambina che guardava, era il mio preferito perché era giallo. E quindi so che la maggior parte delle persone lo odiano, ma è il mio preferito. La male, mia adulta... Ilenia, male. La mia adulta pensa che in realtà, diciamo che rende molto di più l'idea della sfarzosità del contesto in cui è. Cioè, se prima sembrava giustamente, come ha detto anche Giorgio, vistiamoci un po' meglio se ne abbiamo la possibilità, qui giustamente un'occasione speciale, e è un po' come se dovesse proprio risplendere, no? Come se fosse la stella quasi della serata, no? Un po' perché sia la speranza di tutto il castello, ma anche proprio perché è un po' come se sia il suo momento di, non dico di gloria perché non è che sta vincendo qualcosa, però è un po' come se fosse nel posto giusto al momento giusto. Sì, lei è lì, com'è? Sì, dopo di Stoccolma. Diciamolo, vabbè. Nessuno sceglie il proprio incontro, diciamo. Però è molto bello perché appunto c'è questo colore dorato che esprime tutta la sua nobiltà, anche il fatto forse proprio del rappresentare anche quanto lei appunto sia andata oltre all'apparenza, cioè rispetto a quella belva mostruosa che era all'inizio, che faceva una paura assurda, piano piano mostrando appunto quanto è nobile dentro, quanto è preziosa dentro, lei è riuscita a vederlo come un possibile partner in questo caso, e anche come se fosse vestita quasi come se un po' fosse proprio il tesoro della bestia, non so come dire, quindi ricoperta di d'oro e neanche tanto gioielli, perché è pomposo il vestito per quanto riguarda le balze e le decorazioni, però in realtà anche questo è
un po' più semplice rispetto appunto a un vestito rococò, come penso ai vestiti delle sorellastre con le gonne ballonzolanti sul fondo schiena, ecco. E ho sempre trovato molto carino comunque che Belle e la Bestia, tra virgolette, sono sempre comunque un po' in pandan, perché anche prima, effettivamente, pensando, quando lei ha il mantello quello rosso, anche lui ce l'ha rosso. Adesso la Bestia finalmente è vestito con dei colori nobili, che fa vedere il suo lignaggio, la sua nobiltà, e anche Belle di conseguenza un po' rispecchia, quindi in determinate circostanze è un po' come si, non dico che si completino, però sicuramente si amalgamano bene l'uno all'altra. È bellina, dai, è bellina. A me dispiace, sono di parte, io ho sempre sognato col vestito giallo, per quanto ogni volta vedo la disperazione di tutti quelli che tentano di fare il vestito di Belle, perché che colore lo faccio? Lo faccio d'oro, dorato, però il dorato non è lo stesso colore di questo giallo acceso, però se lo faccio giallo acceso sono un semaforo. No, perché penso comunque sia tipo velluto, sì, cioè comunque un giallo... che però di quel tipo di stoffa lucente, credo, no? Esatto. Quindi esatto, quindi cioè, visto il disegno, penso che sia cioè, possa essere anche molto armonioso, visto dal vivo deve essere un faro nella notte, sì. Se non vuoi. Lo fai direttamente con quei vestiari appunto catarifrangenti e tanti, sì. Cari saluti. Sì, allora. Però comunque ecco, sicuramente preferisco questo a quello dei live action, mi dispiace. Non me lo dovevo presente, quindi aspettarmelo. No, mi dispiace, ma quello me la sono proprio legata al dito. Ma live action non è dispiaciuto in assoluto. Me lo vedo, intendo l'intero film, solo un secondo. Ok, sì, no, è un po' più... È un po' più pacato. Sì, beh, è tipo vari strati, da quanto capisco, 3 strati di gonna. Sì, mi dispiace, non mi è piaciuto, però vabbè, sarà stata anche la mia nostalgia, che è brutto da dire, è molto stupido, io volevo quel vestito, però appunto ripeto. Però i santi erano dei codardi alla Disney e non l'hanno voluto fare. Cioè, non aveva alcun senso differenziare alcune cose e fare solo quello uguale. Comunque smetto di cianciare, passo la parola. Però posso dire che, scusate un attimo, che effettivamente mentre nel live action di Cenerentola l'abito è veramente bello, cioè sono riusciti a fare una cosa completamente diversa e bella allo stesso tempo, qui è proprio da poraccia, cioè della serie pare una sottana, cioè... Non dà quell'idea di prezioso, di wow, caspita, l'hanno vestita come una principessa. Ma c'è da dire che effettivamente tra l'attrice che fa Cenerentola e Ma Watson ce ne passa pure, quindi effettivamente non è solo il vestito, ma anche chi lo porta, perciò vabbè. Guessing. è così, Emma Stone onestamente, Emma Watson non è una Belle, secondo me, vabbè, giusto per fare una parentesi, non è una Belle proprio azzeccata, e vabbè, era un po' l'inizio della fine. La bella, non so perché l'ho sempre vista Belle come Anne Hathaway, pronunciato malissimo, ma... Sì! Era un po' troppo anziana. L'età era un po' proibitiva. Lo so, ma nel mio cuoricino, non so perché, l'ho sempre vista di viso molto molto simile. Sì, ma hanno anche fatto all'epoca un sacco di Photoshop con Anne Hathaway come attrice, però, cioè, nel senso, c'aveva 30 e fischi anni. Io me la sono sempre vista come Danny DeVito, quindi... Beh, vedi? Non possiamo avere tutti quello che vogliamo. Vi lasciate il cut con Danny DeVito che fa... Io dico una cavolata, sparo una cazzata. Anche una Selena Gomez, secondo me, ci sarebbe stata meglio nei panni di Belle, per quanto ispanica, ovviamente.
proprio a livello di dolcezza del viso. Emma Watson proprio non ha quei criteri di delicatezza e di dolcezza nelle feature facciali che secondo me erano richiesti per interpretare il personaggio. E alla fine purtroppo con nei live action va più alle volte, almeno all'inizio se non mi sbaglio era quasi più il nome che non effettivamente. No, nel live action va sempre l'agenzia che c'è dietro, la questione dei casting è tutta una sorta di favori, di cose, non esiste in realtà un casting vero che rispetti la logicità, è solo una questione di agenzie eccetera eccetera. Se no sarebbe stato tutto in debito. No, comunque, certo. Giusto per... Io non ho molto da aggiungere, a parte quello che ha detto Ilenia, perché appunto con il giallo, come diceva Ilenia, è molto più preziosa letteralmente, come se fosse l'interno è diventato esterno, ti dà l'idea... secondo me anche è stata una scelta proprio per la scena che volevano fare, essendo... che comunque danzano con piroette e tutto quanto, con questa gonna, con questi wrappi posizionati appunto regolari, anche oltre più semplice per animare, ma anche più piacevole da vedere in movimento. Per in sé, non è neanche da dire tipo «Oh, vedi una ragazza come altre, che in realtà sotto sotto era elegante come una principessa», perché anche prima, di nuovo, non è che era tipo... sta qua con il pugno sul naso e roba del genere, però ci sta alla fine. Secondo me è la scena in cui lei è così, è più la bestia che non effettivamente il cambiamento della bestia, il protagonista, che non effettivamente lei e la sua eleganza, perché la sua eleganza si sapeva già, secondo me. Certo, era nascosta da un'esteriorità diversa dai personaggi femminili classici, tutti eleganti, carini, era un po' più decisa, diciamo, però comunque il vederla vestita appunto più da principessa non dice «Oh mio Dio, la sorpresa!», ma vedere magari lui vestito più elegante, stile appunto francese, tutto quanto, era magari più incentrato su quello, oltre il «Oh, guarda, abbiamo scoperto come funziona finalmente un po' il computer, guardate sto sfondo, wow, 360 gradi!» Quindi, sì, passo la parola, non ho nient'altro da aggiungere. Ma l'unica cosa che possiamo dire è che ovviamente tutto questo in realtà è fatto ad uso e consumo della scena, cioè qui non... È ovvio che se si sta mettendo in scena un film, quindi dei visual, tu devi creare, no, delle scene di impatto, vuoi che ci sia la scena madre, l'impatto emotivo per eccellenza, e la Disney poi insomma era abituata a creare, no, la scena del film, ok? E è un po' come parte del tuo mondo per la Sirenetta, appunto questo qui, Dio, non mi ricordo come si chiama la canzone questa qua, vabbè, della Bella e la Bestia, o Il mondo è mio di Aladdin, lo vedremo, no? Cioè, ci deve essere la scena madre. La canzone. Penso si chiami The Beauty and the Beast, semplicemente, perché nel... Probabilmente, è nel, sì, testo. Sì, sì. E quindi ecco, cioè, tutto questo è solo una grande, un grande cinema, un grande circo, un grande teatro, no? Quindi tutto è funzionale alla spettacolarizzazione del momento, non c'è, secondo me, una vera, e non dico non c'è una vera e propria logica, però non c'è una vera e propria intenzione di realismo, proprio perché tutto deve essere caldo, avvolgente, ti deve quasi... stordire, inebriare, no? Tutto deve essere proprio bello, quel bello, bello, perché abbiamo gli affreschi che si muovono, abbiamo lei che appunto è questa specie di nuvola d'oro, lui che appunto è complementare a lei in blu, per questo contrasto di primari, è tutto molto molto bello, tutto molto molto caldo, leggibile, avvolgente, e a me piace un sacco la struttura del vestito, il vestito, a me piace, è sempre piaciuto a me, ci sta, perché al di là di tutto è molto complesso nella struttura,
ma nelle linee, ma non nell'insieme. Nell'insieme è un abito molto semplice, cioè non è così complicato, è molto più sofisticato, secondo me, molto più eccessivo sotto certi punti di vista. Quello di Cenerentola con quegli sbuffi sul culo, cioè voglio dire, col cerchietto, con un'acconciatura molto più elaborata, no? Il girocollo, cioè questo è molto più sezione, le spalle scoperte, non c'ha niente lei, non è che c'ha gioielli o cose del genere, è molto molto bello, molto molto semplice. E, quindi no, ci sta, cioè ci sta, è proprio diciamo la parte in cui lei, se veramente l'animazione di questo punto, proprio come hanno gestito le movenze, i corpi, le espressioni, è veramente tutto molto bello. Quindi lei qui è bella, punto. Ah, l'ha detto anche Giorgio! Sì, sì. Eh sì, lo è. Yeah. C'è altro che volete aggiungere o passiamo alla bestia? 3 su 10. Passiamo alla sexy beast. Passiamo ad Adam. Allora, si chiama Adam? Si chiama, sì. Adam. Oh. E lo so solo perché è tra i miei film preferiti, altrimenti non saprei come si chiamava. Non viene mai nominato nel film. Eh no, infatti non. Ma le persone colte vanno anche a leggere le cose extra. Gianluca, mai stato tocca alla bestia, quindi parla la bestia, esatto. Yeah, creature design. Allora, in realtà mi sembrava di ricordare un po' un background della scelta del character design di questo, del creature design di questo, della bestia, ovvero che era semplicemente una fusione di varie creature fantasy classic, il minotauro, la manticora, la fiera e roba del genere. Però secondo me si può anche, certo, quello è ovvio, perché comunque non puoi dire è solo, non so, un gargoyle, un minotauro, è solo un leone perché c'ha dei particolari di uno o dell'altro. Ci sono comunque dei dettagli carini. Perché hanno scelto effettivamente le corna? Perché all'inizio devono dare questa idea di un personaggio che è pericoloso, è minaccioso, è quasi... faceva di nome là e cognome bestia, sì, assolutamente. E, anzi, se non mi sbaglio, una delle prime volte che si vede soltanto l'ombra, e di conseguenza ti dà quasi un'idea di qualcosa di demoniaco, l'ombra con le corna. In più, con l'idea del minotauro, alla fine è intrappolato all'interno di questa maledizione, per quanto in realtà non è intrappolato all'interno del castello, da quanto ho capito, perché esce fuori per salvarla dai lupi, no? Sì, si è rinchiuso da solo perché si vergognava del suo aspetto. E non erano i tempi odierni, se non poteva andare alle convention tranquillo, quindi... sì. Apriva un OnlyFans. Apriva un OnlyFans per mostrare le zampine. Comunque... comunque, sì, l'idea del minotauro ci può stare, per quello ci sta, per il... È anche molto bovino in sé d'aspetto, perché non è molto... ha dei dettagli felinei o da canidi, lupo, leone, però è principalmente, secondo me, l'idea del bovino misto a altro, perché alla fine ti deve dare l'idea di un personaggio che può perdere il temperamento da un momento all'altro, che quando fa qualcosa è diretto, non cambia idea, però allo stesso tempo c'è questo piccolo dettaglio degli occhi, che alla fine è quello che lo collega, che collega Belle quando si trasforma. Oh mio Dio, ma sono gli stessi occhi anche di Valley che ho visto nel quadro! Oh! Ovvero sti occhi di questo azzurro e pallido, è buono, tra virgolette, molto candido, ecco, e che contrastano tutto il resto. È anche molto carino vedere il vestiario che gli hanno dato, che a parte appunto non ha tantissimi dettagli visivi da leggere, perché dice ah sì, prima c'è il mantello perché è più una bestia, appunto, semplicemente usa probabilmente una delle tende
per coprirsi, dopo sì, è vestito, wow, e dopo è vestito come una persona normale di quel tempo, del suo rango. Però c'è anche un cambiamento del colore, la prima volta che li vediamo è di questo rosso molto sanguigno, molto iracondo quasi. Dopodiché, man mano, lo vediamo un po' più vestito normalmente, un po' più violastro, questo... Certo, c'è del tossico sempre, ma è più candido, più puro, tra virgolette, purificato, nonostante che sotto il mantello nasconda comunque del rosastro rosso, e se non è rosso, tranquilli, è magenta, che è il colore più malvagio del mondo, quindi non ci sono problemi. E infine, appunto, passa rosso, viola, blu. Uno dei primari, il secondario e l'altro primario che compongono il viola, che è appunto colore più pacifico, più elegante, più buono, più profondo anche, e tutto quanto. Cioè io la trovo, per quanto è uno di quei design di creatura che la capisci cosa volevano fare, l'idea del mostro, ma non è che dici, ah sì, è ovviamente ispirato a quello, è ovviamente ispirato a un minotauro, è ovviamente ispirato a un leone, è ovviamente ispirato al lupo. No, questo non lo fai, ma lo capisci lo stesso. Che è molto più difficile di quanto sembra, perché di solito nel creature design in generale ti ispiri su una cosa e vai a puntare su quella cosa. È un po', aperta parentesi, è un po' tipo il design Pokémon in generale. Se vediamo come sono quelli più odierni a quelli più vecchi molto spesso dicevi, oh, che animale è Slowpoke? Non ne ho idea, però lo leggo come un animale comunque. Invece più adesso, oh, che animale è Sprigatito? È un gatto. Quello intendo. La prima versione, capire che è un qualcosa senza essere troppo ovvio, alle volte è un po' più difficile che non soltanto basarsi su un singolo cosa. E quindi sì, basta, fine. Passo la parola. Fa schifo comunque. Allora, concordo su tutto, quindi in realtà non mi sento tanto di dire tanto in più di come l'hanno strutturato, perché secondo me hanno amalgamato molto molto bene appunto tutti questi animali. Intanto sta correndo la bestia per le scale, spero che non si la senta. Bestia spero che non si senta. È bello comunque che gli hanno dato questa parte del torace, della parte superiore del corpo molto grossa, molto possente, proprio per dare l'idea di un animale, perché all'inizio si comporta letteralmente come una bestia, proprio come un animale che carica, che attacca, come se fosse una sorta di bisonte, una sorta di creatura che fa della testa, del torace, delle zampe il suo punto di forza, mentre le zampe posteriori sono molto più quelle di un lupo, quindi è molto più agile e scattante, no? Un po' come una sottospecie di versione super bestia di Hulk, no? Alla fin fine, che di sicuro di Hulk non è che fanno paura tanto i suoi calci, ma i suoi pugni, alla fin fine, perché sono molto più grossi a livello strutturale. Però quello che a me ha sempre colpito molto della bestia è proprio la sua caratterizzazione a livello posturale durante scusatemi, il film. Torno subito. Perché proprio all'inizio, già quando compare all'inizio, cioè quando compare, intendo col padre di Belle, è letteralmente una bestia da incubo. Cioè, Non è che ci si faccia troppi dubbi sul fatto che sia un mostro che probabilmente ucciderà male malissimo quel povero anziano, anzi, cammina sulle quattro zampe, addirittura il pelo irto, proprio come se fosse un animale pronto ad attaccare, no? Quindi viene visto proprio effettivamente come un animale, privo quasi di qualsiasi
umanità. Poi pian piano, già solo quando compare Belle all'inizio, lui proprio si alza per ovviamente intimorirla, però anche già lì già compare una possibilità di poter tornare umano un pochino. È come se piano piano, con la vicinanza di Belle, il suo lato bestiale venga prevaricato invece dalla sua parte umana, dal principe che sarebbe dovuto essere, perché all'inizio non lo è mai stato, perché alla fin fine appunto lui la sua maledizione era praticamente il diventare da fuori come era dentro, quindi in realtà lui è sempre stato una bestia nei modi e tutto quanto, e quindi è bellissimo secondo me vedere proprio come l'hanno impostato dal riuscire a capire il suo cambiamento all'interno del film, appunto da animale bestiale a essere un peluche gigantesco che fa le cose buffe, come quando tenta di mangiare la zuppa in maniera buffa, oppure quando viene assalito dagli uccellini, e tutta una serie di cose. Cioè c'è proprio un cambio radicale fino alla scena appunto madre del ballo, in cui è oggettivamente comunque nel suo essere una bestia, però comunque affascinante. Cioè non si fa fatica a credere che Belle ci ha visto qualcosa all'interno di quell'ammasso di pelo morbidoso, quindi Belle fuffona. La domanda che ci facevamo tutti, sì, ma che cazzo se magnavano in quella scena? Cioè non si capiva che cos'era quella brodaglia, sì, che ci mettevano lo zucchero, però sì, ci mettevano un sacco di zucchero, più che altro tipo un porridge, sì, strano. Sì, anche io pensavo un porridge tipo Non lo so, ma sono francesi, mangiano strano. Ma sì, ma cosa vuoi? Mangiano baguette, croissant. Era frico del giorno prima sciolto nel latte. Sarà stato il famosissimo bianco mangiare. Mi dissocio. No, sarà stato probabilmente un omelette du formaggio. No, è un piatto, scusate, è un piatto vero medievale il bianco mangiare. Ah, ok, no, pensavo fosse una roba a sfondo sessuale. No, andatevi a cercare il bianco mangiare. Adesso mo cerco. Ah, un budino tipo. Banalità fatto cibo. Non è vero, un budino. È tipo un budino, no? Vedete, bianco mangiare, conosciuto anche in francese come le blanc manger. Già nell'epoca medievale, importata presumibilmente dagli arabi, si diffuse in Sicilia. Non mi ispira per niente. Sa di rivoluzione. Ma fare una panna cotta. Sì. Ha un leggero gusto di resa. Già. Cos'è che si diceva comunque? In generale? O... No, dovevamo arrivare. Cioè, abbiamo finito di parlare di lui. Io ho finito, sì. Si parlava che Belle è una furry. In chat ti ringraziano, Giorgio. Sì, no, io volevo solo aggiungere che sicuramente anche io sono d'accordo con la transizione cromatica che c'ha la bestia man mano che si va avanti con il film, molto, molto carina, perché passa dal rosso della sua rabbia col famoso scambio di battute, no? Non sarebbe dovuta scappare, lei non si sarebbe dovuta arrabbiare, lei non sarebbe dovuta andare nella lest, beh, allora lei dovrebbe imparare a controllarsi, cioè, quindi ci sta come cosa. Poi c'è questo violetto, guarda caso, che è il colore transizionale che ci porta poi al blu della scena del ballo, no? Quindi abbiamo come se questa rabbia man mano si sgonfiasse e andasse praticamente a diluirsi in qualcosa che stavolta indossa lui, di più freddo, di più saggio, di più amichevole, di più no? Saggio e tutto quanto. Quindi, e quando lei va via, lui ritorna poi a vestire il mantello rosso perché è triste, arrabbiato e tutto quanto. Guarda caso, fino al momento finale strategico, che poi vedremo, di cui non dirò niente per il momento,
E quindi no, è interessante dire solo che il character design della bestia è stato curato da Glenn Kim, cioè quindi il character designer di Ariel, il character designer di Aladdin, il character designer di Tarzan e di tantissimi. Si vede molto Tarzan effettivamente poi. È perché Kim il mentoni vuole, ha sempre voluto, cioè Kim di solito vuole sempre, voleva sempre il personaggio più problematico sotto certi punti di vista, no? Cioè per cogliere determinate sfumature del personaggio, quindi si vede proprio che la bestia è fatta da Kim, perché ha questa bella estetica molto complicata e semplice allo stesso tempo, perché poi in realtà la bestia nella favola è descritta quasi come un cinghiale, no? Non è un lupo, non è un canide, quindi riuscire a mixare bene tutti questi elementi che appunto danno quel non so che sì di maiale, di bovino, di canide, è effettivamente complesso. Infatti io non immagino comunque la difficoltà, perché sicuramente è facile disegnarne il corpo, perché bene o male è una S, è una massa molto così, però gli elementi facciali della bestia sono tanti, basta vedere soltanto quante sfumature c'ha in faccia, perché c'ha questa striscia al centro, più le sopracciglia, più praticamente questa striscia scura che gli cerchia gli occhi fino al mento, poi c'ha appunto il naso, e se voi ci fate caso è tutto separato dalla linea, vuol dire che andava tutto animato, non è colore che divide, quindi a tutto andava segnato e mosso, quindi non è per niente insomma scontata come cosa. E interessante secondo me da notare come le corna non siano le tipiche, non abbiano la tipica forma delle corna da, diciamo, da mucca, da diavolo, no? Non si aprono all'esterno per curvarsi poi verso l'interno, ma puntano in avanti e curvano poi all'insù, un po' di S, no? Quasi come se si volesse stemperare, come posso dire, l'aspetto demoniaco, l'aspetto feroce, no, del personaggio, perché al di là di tutto deve essere il protagonista, quindi effettivamente c'è un po' questa volontà di renderlo, cioè immaginatevi se ci avesse avuto queste due corna la Satana, per intenderci, no, proprio gli davano una lettura anche del tutto diversa, secondo sì, me. Sì, penso un po' al diavolo di fantasia, no? Cioè, appunto, immaginatevi quel tipo di corna lì, proprio un'altra silhouette, un'altra comunicazione, un altro messaggio. Quindi, so quelle piccole sottigliezze, perché ce le ha, so grosse, so appuntite, cioè, e tutto quanto, che a me piace molto, perché, vabbè, si vede l'esperienza in questo di Glenn Kim. Direi di passare quindi a lui versione umana. Passiamo sì ad Adam, perché questo è la bestia. Intanto mi fa ridere vederli in vicino, tipo a man in the street, a wolf in the sheets. Anzi, non nemmeno la bestia, ma la bestia. La bestia, sì, Adam, boh. E allora, intanto la prima volta che appare, dopo la trasformazione, io l'ho trovato molto quasi inquietante, perché gli hanno fatto per far sì che fosse simile al quadro suo, questo espressione estremamente anche Uncanny Valley. Un comunque po' matto, sì, sembra un po' sì, matto. Sì, infatti. Però cioè, sembra la faccia di una che ci sta credendo troppo. Infatti. Però sì, non saprei neanche tanto cosa dire, rimangono i capelli un pochettino più folti per dare l'idea comunque della fluidità, della pelliccia che aveva la sua fursona, però per il resto appunto vestito elegante da nobiltà francese, colorazione sono più o meno quelli della bestia, un'anatomia facciale interessante, un po' diversa dal solito, con un naso un pochettino più pronunciato, dritto, intendo, che magari per ricordare appunto il setto nasale che
che aveva la bestia stessa, perché se sto qua che è stato un mezzo toro per tutto il tempo, dopo esce fuori questo nasino piccolino da fatina, dici c'è qualcosa che non va. No, vabbè, ma infatti scena. Aspetta, nella scena lei lo riconosce per gli occhi, non per, sì, per no. gli altri feature, no? Cioè, il naso lo riconosce. Ma aspetta, cioè... quel naso! No, certo, per quanto sono gli occhi comunque che la cosa che rimane, questo per la maggior parte proprio al 90% uguali anche di forma tra una forma e l'altra, comunque da un punto di vista di character design, se devi fare la versione umana, tra virgolette, di una... di un personaggio che è stato mezzo bestia per tutto il tempo, devi avere delle cose correlate, perché se è troppo diverso dici ok, è una maledizione, però non è che ti giustifica dal fare un personaggio completamente diverso. È un po' più anonimo, certo, rispetto al, alla versione bestia. Forse gli avrei fatto leggermente, per quanto era meno elegante, meno principesco, le sopracciglia un pochettino più grosse per ricordare come aveva precedentemente, però pace, è un personaggio, è un altro dei della cerchia dei principi, quindi meno peggio di quelli che abbiamo visto in precedenza, almeno questo non è... Ah, i capelli corti e neri. Invece lo sai che Adam è molto... io me ne intendo di principi. Sì, 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 no, per questo ti passo la parola, Giorgio. Lo sai che invece Adam è molto bisfrattato, cioè molto, giustamente non regge il confronto con la sua controparte bestiale. Quindi, ma poverino, lo vedi 90% come l'altro è quello più che altro. Sì, cioè, sì, lo tratta, è sempre molto molto, diciamo, disprezzato, capito? Come dire, vabbè, però che bello, vabbè, sì. Beh, insomma, Belle doveva guardare dentro la bestia e dovrà continuare a farlo per sempre. Andare oltre l'aspetto. Ma io posso dire una cosa, che cioè, se mi fosse parato davanti sto Cristo, cioè avrebbe detto beh, oh, me poteva capire peggio, non è che me posso lamentare, cioè sì. Va che Marcantonio che c'ho davanti. Però non è che magari in quell'armadio c'è qualche costume da bestia, sì. Così giusto per... Ma chi è sta statua greca? Cambio scheda, presumo. Se Ilenia non c'ha... Sì, sì, sì. Ma no, in realtà... No. Intendevo quello, sì. E allora, Ilenia, vai con Gaston. Comunque, Gianluca, io ti avviso, tu sei praticamente sempre con mezza faccia fuori inquadratura. Vai con il... Ilenia, vai con il fan favorite. Allora... No, dico per te, mica per me, ma no, ovviamente. Gaston. Allora. E che prima avevo il cane, rischiava di mordicchiare i cavi dietro se spostavo del tutto il tavolo, era quello principalmente il problema. Chiedo scusa. Ilenia, Gaston. Tranquillo. Allora. Crimson Mentone. Beh, lui è letteralmente, tra virgolette, lo stereotipo del bell'imbusto che girava in quegli anni lì, alla fin fine. Grosso, muscoloso, comunque col petto un po' in vista che deve far vedere quanto è sexy. Coperto di peli. Coperto di peli, con i bicipiti che hanno i bicipiti. Esatto. E anche lui comunque classico come Belle, anche le altre tre, io mi ricordo quelle del villaggio, le tre gemelle che gli correvano dietro, comunque alla fin fine giustamente hanno tutti comunque più o meno quel taglio di capelli, comunque più o meno per dare una sorta di appartenenza ad un'epoca storica barra di paesaggi. E signor Rory, la smetta di mandare messaggi che dopo mi distraggo. Ecco. Allora, che dire? Beh, innanzitutto si può notare come sia assolutamente l'opposto di Belle, ma che per certi aspetti quasi un po' si ricollega quasi alla bestia della prima fase. Cioè,
c'è sempre questo rosso che è molto passionale, sanguigno e pericoloso, proprio come la bestia all'inizio, alla fin fine. Anche lui, come la bestia, appunto, c'ha questo petto molto possente, molto importante. Quindi è un po' come se fossero tutti e due delle bestie, solo che la bestia è così per via di un incantesimo e per tutte le questioni di trama. Gaston invece sembra più... è un cacciatore, quindi sembra più un predatore di cui la preda è Belle alla fin fine, no? Quindi c'è questo lato di un po' dicotomia, anche perché non c'è miglior antagonista appunto per un animale barra una bestia che un cacciatore. Quindi effettivamente ci sta. La cosa molto, molto bella di Gaston è che comunque dal punto di vista visivo di primo acchito è attraente, perché non è che si possa dire che è un brutto ragazzo, però ci sono alcuni elementi che un pochino lo fanno percepire già subito come un sì, però c'è un qualcosa che non funziona. Vedrei una bandierina rossa se non lo fosse lui. Sì, una bandierina, sì, esatto, rossa. È vestito da red flag praticamente. Cioè, già soltanto l'avevamo già citato quando parlavamo di Ursula, già la prima cosa che fa quando appare è uccidere un'anatra, sicuramente comunque non te lo fa percepire troppo come un personaggio positivo. Il fatto che nel primo momento in cui guarda Belle comunque la punta con il fucile, non come se fosse una persona, ma come se fosse appunto una preda. A livello di design proprio, beh, il fatto che comunque continui a rimirarsi in continuazione i muscoli, se stesso e tutto quanto, si fa capire molto bene il fatto che sia molto narcisista come persona. In realtà non è che, cioè, almeno magari è il mio trenino che viaggia, lui non è che è innamorato di Belle. Lui è innamorato dell'idea appunto di avere la più bella del villaggio, perché lui è il meglio del villaggio e quindi vuole avere la ragazza canonicamente più bella di tutto il villaggio. Eh sì, perché è proprio il concetto alla base del film, no? Della moglie trofeo, cioè, quindi Gaston, esatto, è proprio quello che dici tu, è totalmente disinteressato a chi sia lei, la vuole solo perché è bella, solo perché è la più bella, esatto, proprio, indipendentemente poi dal fatto che lei lo voglia o no, che siano compatibili o no. Sì, sì. Esatto. Esatto, e anche perché effettivamente mettendo Belle a paragone delle tre gemelle lì, non è che le altre tre siano brutte in confronto, semplicemente appunto Belle è più caratteristica, è più è bella perché è naturale, mentre le altre tre sfigurano per altri motivi, insomma. A parte che quindi... secondo me il fatto delle altre tre, volevo approfittarne perché l'hai detta sta cosa. Vai. Secondo me la debolezza delle altre tre è che sono proprio tre. Cioè, sono belle, essendo gemelle, è come per dire... Non sono uniche. Esatto, di Belle ce n'è una sola, no? Invece loro sono tre, vuol dire che la loro bellezza non è cioè, sembra non una è cosa malata... è divisa per tre fondamentalmente, cioè come per dire tre uomini diversi possono avere quella bellezza lì, invece Belle è solo lei. È vero, è vero, è vero, assolutamente. Quindi nessuno Gaston sa contare come Gaston. Esatto. E la cosa ecco che mi piace molto del personaggio, perché dal design sembrerebbe un pochino la spalla del cattivo, nel senso il grande, grosso, forzuto, belloccio, ma che non è così intelligente. Invece, in realtà, come personaggio lui è molto astuto, molto subdolo. Infatti, cioè, secondo me è la cosa bella di lui, che la sua bruttezza e viene sempre più mostrata nel film, è il contrario della bestia, mentre la sua umanità viene mostrato poco alla volta, la bruttezza di Gaston, quanto è marcio dentro, viene mostrato a poco nel film. Infatti viene sempre più mostrato con
delle ombre molto più pronunciate, soprattutto quando parla con il proprietario del manicomio. Mm. Inquietante. Oppure quando praticamente manda l'assalto al castello. Lui è più terrificante quasi della bestia stessa che è rappresentata nello specchio. Cioè, secondo me... Non una bestia solo di aspetto, l'altra... L'altra è una bestia nell'animo. Glielo dice, non è il mostro Gaston, tu lo sei! No, esatto. Dennis, esatto. Non sai contare bene come Gaston, mi dispiace. Gaston ne conta 9. Perché conta la persona e dopo la trama. Stone Ghost ne conta anche 4 dozzine ogni dì. Ecco. Quindi niente, dai, passo la parola. No, non c'è molto altro da aggiungere. Effettivamente ci sono quei dettagli che ti danno l'idea. Oltre quello che fa, che fin da subito dici, ok, questo qua è un uomo nel corpo, un bambino nella mente alla fine, perché tipo, io in realtà penso e capisco quello delle tre gemelle, appunto, che sai, hanno la stessa bellezza, tre persone diverse. Io penso anche che sia un qualcosa di anche un po' più infantile l'idea del le tre gemelle spasimano per Gaston. Belle non lo caga, certo, per niente, quindi magari è il volere quello che non ricevi così facilmente. È la preda più difficile da prendere, no? Infatti lui è un cacciatore, quindi giustamente per lui Belle è la sfida, no? Infatti. E poi abbiamo già parlato in precedenza che un personaggio che tiene di solito le mani coperte è come l'avere gli occhi alla fine coperti, praticamente nascondere una parte di sé, nascondere quello che fai alla fine per non lasciare tracce, perché appunto un cacciatore fa anche quello, anche il colletto che ricorda una punta di freccia. Abbiamo anche il fatto che questo qua effettivamente è costantemente vestito da cacciatore, cioè anche è letteralmente quella classe e nient'altro. Non ho ben capito molto perché il Recolor gli hanno schiarito i pantaloni, onestamente, perché un colore più scuro aiutava, facendo sì che il busto usciva praticamente dall'immagine. Comunque, come avevamo parlato prima, nel villaggio ci sono principalmente colori terracei e un rosso così acceso devi avere un po' uno stacco, perché se non rischi... Se tu lo vedi, scusa, aspetta, guarda il frame del film. Sì, sì, no, ma infatti non si leggono sul tetto, invece con questo grigio marrone chiaro si sarebbero letti molto meglio. Però secondo me un po' cambiano la lettura da un punto di vista solo di palette, perché comunque c'avevi nell'originale, e ti dirò anche Sacchero. Gianluca, con i pantaloni neri, col cazzo che ti mimetizzi in un bosco, eh. Sì, no, questo ok, pantaloni bianchi non è che fai molto meglio. Ma no, comunque... sono color, cioè, erba d'autunno, dai, cioè, nel senso... Non è vero, sono un grigio CC01. No, però quello che dico io è l'avere dei pantaloni neri ti dà quasi l'idea che sotto questo aspetto un po' magari iracondo, un po' magari passionale, negativo, c'è un'anima ancora più nera. Alla fine è quello, come leggo io, i pantaloni neri con quella palette. Con l'altra è un po' più... Ah sì, colore neutro, semplicemente per appunto renderlo un pochettino più leggibile. Però sì, per il resto è un design molto... forse molto semplice. Per questo io ho sempre visto Gaston, molti se lo ricordano più per il carattere che non effettivamente l'aspetto, quindi quindi... Ne approfitto della pausa di Gianluca per dirti grazie Altarf per l'abbonamento per i 31 mesi di fila. Quindi sì, come design non è che proprio esplode come era Ursula, per esempio, ma comunque... Vabbè, ma un altro proprio garage, cioè proprio Maurizio. Sì, lo so, ma a livello di dettaglio intendo. Però è comunque un personaggio che viene ricordato poi comunque per
quello. Però forse è, cioè, e forse anche è meglio che non esploda come Ursula, perché appunto lui si rivela più tardi, perché all'inizio sembra solo un povero scemo, un coglione. esatto, quindi in realtà forse per una volta forse sì, però è meglio, no? Perché dopo pian pianino diventa un cattivo sempre più odioso, eccetera, no? Questo è anche vero, anche magari è per dare l'idea della relativa persona comune. Io lo odiavo tipo nei momenti in cui entra a casa di Belle, si leva gli scarponi e smerda la tavola di fango. Lì proprio sì, per me odio viscerale, esatto, che schifo. Ma visto che il concetto del film è non fermarsi all'apparenza ma guardare come uno è dentro, è curioso che anche il cattivo effettivamente come sembra d'aspetto, un po' arrogantello, un po' invece è proprio uno stronzo di prima categoria che vorresti vedere precipitare da esatto, quindi... cosa che vedrai poi appunto. Sì, che poi lo sapevate, esatto. Did you know del segreto, che praticamente c'è il frame quando Gaston cade, è spoiler, non vince il cattivo, dal castello, si vede in un frame praticamente nelle pupille il teschio. Sì. Okay. Davvero? Ora... Ah, non sapevo. Vabbè, uno lo sapeva. È praticamente, cioè, per un secondo, se lo guardi il film, vedi che c'è qualcosa di più bianco del normale. Praticamente intorno alla pupilla c'è un teschietto, un qualcosa del genere, per dare l'idea del... Oh, sopravvive o non sopravvive? No. Passa la parola. Allora. A me lui piace perché in questo caso secondo me è accurato come personaggio, cioè funziona, è un cacciatore... Anche qui molto semplice, l'abbiamo già visto, ricorda un po' Brown della leggenda di Sleepy Hollow, niente di che non abbiamo già visto, niente di eclatante, però è quello forse meglio caratterizzato a livello proprio di viso, perché non è il solito clone scopiazzato, non è la solita roba, è bello, cioè un belloccio, che però lo è in una maniera diversa, cioè tu lo vedi che è attraente come uomo Gaston, ma non è attraente come lo è Adam, come lo è Eric, come lo sarà Flynn Rider, cioè ha quei tratti più particolari, più personali, più estremizzati, cioè come le vere persone, cioè la bellezza è varia, l'attraenza è anche varia, non è che per forza tu devi avere la simmetria, la delicatezza nel viso, e Gaston secondo me questa è la sua forza, piace di più perché nel suo essere eccessivo, tipo questo mento, questo naso un po' adunco, queste tempie, questo accenno anche un po' di rughe, è affascinante, quindi ci sta, poi è molto muscoloso, cioè della serie è quasi Marvel sotto certi punti di vista, fa ridere un po', e no, per il resto va benissimo questo capello nero che ti fa percepire l'oscurità del suo pensiero, questo vestiario rosso che ti fa percepire la sanguinità delle sue intenzioni, che va benissimo, cioè funziona, di nuovo, nella sua semplicità Gaston funziona molto molto bene. È un po' anche una caricatura, una presa in giro, no, del machismo, dell'uomo che non deve chiedere mai, dell'uomo che ottiene tutto quello che vuole, dell'uomo anche tra virgolette di successo nell'ambiente che frequenta lui, cioè quindi del villaggio, no, dove addirittura la sua parola è più forte di quella di una figlia, addirittura si può permettere di decidere al posto degli altri, no? Quindi in questo secondo me funziona molto bene, fa molto ridere Gaston, ci sta tutto, e poi è anche interessante il connubio del fatto che fisicamente lui è in grado di competere con il mostro, no? Cioè sono un po' complementari sotto quel punto di vista. Quindi dal punto di vista fisico? Fisico-psichico, perché tu dici lui è più bestiale a livello di intenzioni, mentre l'altro è più emotivo, in realtà è più umano di quanto sembri, no? È solo incompreso, era solo un ragazzino viziato. E poi fisicamente, bene o male, appunto, addirittura lo riesce ad aggredire, lo riesce ad accoltellare, c'ha proprio quell'aggressività, quella fisicità, no?
che per un uomo è anche inusuale, perché è alto 2 metri, c'ha queste braccia, non lo so, di 90 centimetri di diametro, cioè è comunque tanto, è eccessivo nel suo essere. E no, secondo me... collo più grosso di Francia, non esatto, cioè lui rompe le cinture col collo, capito? Ci sta. Bene, cambiamo scheda e vista l'ora io farei Lumière e l'orologio, dico, non ricordo il nome. L'orologio. Giusto, perché in inglese ne ha un altro che non mi ricordavo in italiano. Sì, è tipo clock qualcosa. Che credo siano i primi oggetti resi antropomorfi, può essere. Ci sto pensando anch'io a livello però... di storia o a livello di animazione? Mi sono reso conto che avevo mandato il frame nella chat sbagliata. A livello di Disney sto pensando. Beh, no, allora, in Alice ci abbiamo abbiamo il cagnolino poggiapiedi che spazza alla fine del film, le spazza via le tracce, no? Che prende... sì giusto, la maniera, esatto, la serratura della porta, sì giusto, yeah. Giusto, però forse sono meno espressivi, lo specchio magico di Biancaneve, sì, ma quello è un po' però c'è una tizia nello sparare. Specchio, sì infatti, però no, effettivamente in Alice ce ne sono un paio, però forse si sono un po' meno, più oggetto meno persona, invece qui sono infatti. Più persone e meno oggetto, infatti. Ma perché più oggetto e meno persona sono anche le, per esempio, la zuccheriera della spada della roccia, o le scope, sì. Anche sempre nella spada della roccia. Però sì, lì si comportano come umani, ma sono sempre oggetti. No, ma qua non sono male, perché comunque vedremo. Gianluca, tocca a te. Ok. Creature design, vedremo. Tocca a me. Vedremo, no, qua a differenza appunto di semplicemente oggetti è carino, perché appunto hanno ben utilizzato dei dettagli in sé di oggetti comuni per dargli anche dei tratti antropomorfi, vedi i capelli, ti danno subito l'idea che il candelabro un pochettino così più tranquillo alla mano, con questo ciuffino che in realtà è cera, però ti dà l'idea del ciuffino. Con invece l'orologio, con i capelli più leccati, allati, molto più, diciamo, parole, strutturato, ben tenuto, simmetrico, anche per quanto che anche il candelabro, però comunque l'orologio è in tutto. Non è che ci sia tantissimissimissimo da dire, forse... E che rispetto a appunto esempi precedenti, Alice, roba del genere, e qua non c'è soltanto, non so, una maniglia che è una faccia, ma in questi due esempi è l'intero corpo della persona trasformato nell'oggetto, e comunque lo riesci a leggere come una persona, perché vedi il corpo del candelabro come potrebbe essere un panciotto, e con a manica lunga, per esempio, vedi l'orologio come potrebbe essere appunto un abito più ricercato, sempre francese, cose del genere, le lancette come dei baffi, non mi ricordo come si chiama il robot che va a destra e a sinistra, il pendolo, grazie, come una cravatta, perché se lo sistema a un certo punto a mo' di cravatta, o almeno come fazzoletto ti può dare l'idea, sono carini nel suo, non, secondo me funzionano comunque come gruppo, come singolo dici bellino, magari questi sono i più dettagliati, però dici non è che sì, dammi la tazzina e ti parlo per mezz'ora su. Cavolo che inquietanti che sono quando tornano normali, perché tu dici vabbè, sono enfatizzati così, non c'ha una fronte così alta sto qua, degli occhi così grandi quando è umano, no? È perché è una candela, no? Quindi in realtà sono sul livello delle persone che si sono viste nel paese di Belle, per carità,
però comunque sì. Passo la parola, non c'ho neanche tanto da dire sulle palette, perché alla fine non puoi neanche tanto leggerlo dal punto di vista il candelabro dorato perché è una persona preziosa d'animo. No, perché un candelabro, se lo facevi di qualsiasi altro colore, non era letto come un candelabro. È un candelabro poi in un castello di un principe, quindi per dire infatti, quindi sì, lascio il problema di trovare qualcosa da dire a Eileen. Grazie, prego. In realtà sì, effettivamente a livello di design c'è poco da dire, perché alla fin fine è come tentare di antropomorfizzare un candelabro, un orologio, e questo è il risultato, non è che ci possa dire molto. E a me in realtà piace molto l'idea dell'oggetto che rappresentano questi personaggi, perché Lumière per esempio è sempre quello che tra virgolette ha le idee, oppure tenta di dissipare la paura di Belle, ma anche quella della bestia, e quindi è un po' come se fosse letteralmente un po' la speranza, no? Il faretto della speranza del castello, oppure la fiamma delle idee, no? Questo guizzo un po' di intelligenza, c'è sempre quella genialità, quindi ci sta che sia un candelabro, perché no, quella fiamma della furbizia, della speranza, dipende a seconda della situazione, no? Quello che è anche un po' più libero, che poi rischia anche di bruciare, no? Infatti se quando si sono spinti un po' troppo in là, ovviamente per esempio quando cianciano di dire l'ala ovest è di qua, l'ala ovest è di là, Belle ci va e crolla, tra virgolette, crolla tutto il palco e Belle scappa, perché appunto doveva essere un pelino più contenuto nel suo, no? E mentre Tokins lo vedo molto più rigoroso, cosa c'è di più preciso e più, tra virgolette, come dire, fermo del tempo che passa. Loro sanno perfettamente che hanno una sorta di countdown che ai 21 anni del principe si conclude, e lui rappresenta un po' quello che è quello, infatti è anche quello che è più pragmatico, meno che sta meno coi fronzoli, cioè mentre Lumière gli dice la porti a vedere la biblioteca eccetera, e quando la bestia chiede cosa si potrebbe fare, ma fiori, cioccolatini, promesse che tanto non manterrete, cioè tutto molto molto cinico, molto pratico, però che effettivamente lo si vede un po' Cogsworth in inglese, Tokens comunque, perché Cog sì. Come si chiamano gli ingranaggi, credo. Potrebbe essere, sì. E che lo vedo anche molto più a livello di, cioè un personaggio terra a terra, anche quando parla del castello, no? Che sa tutti gli stili, elenca le varie cose, eccetera, no? Cioè un protocollo da seguire. Quindi li vedo anch'io tutti e tre insieme, inteso anche come Mrs. Brick, perché tutti e tre alla fin fine sono un po' quello che sembrano quasi i pensieri un po' della bestia, no? Perché la bestia è molto passionale, lui rappresenta un po' l'istinto, Lumière è quella la parte delle idee, appunto della genialità, di questa fiamma che si accende. Tokis è quello che invece lo tiene più fermo nelle sue decisioni, no? Non fare cavolate, non andare troppo in là, eccetera eccetera. E invece Mrs. Brick la vedo più come la parte materna, protettiva, e quella che si preoccupa appunto di riguardire la bestia nel momento tipo ma cosa ha fatto, ma poverino, ma pensa quello che prova lei, quello che pensa lei. Quindi sono tutti e tre dei personaggi che aiutano, tra virgolette, la bestia nella sua umanità. Lui è solo istinto. Ognuno di loro invece rappresenta quello che dovrebbe comporre, tra virgolette, un essere umano completo, cioè la genialità, la voglia di scoprire, eccetera. Un'altra è la cosa di stare terra a terra e l'umanità. Datemi il libro di psicologia scritto così nessuno caparà una fava. Ma quindi aspetta, io sono discorso.
sono un orologio o sono un candelabro? Esatto. Però spero che si sia capito il... Sì, il senso, almeno. Passo la parola, va. Ma a me piace... A me piace di loro il fatto che siano riusciti a mantenere uno stile barocco, rococò, veramente molto opulento, molto ricco, molto sofisticato, mantenendo le necessità di semplificare il design per poterlo animare. Quindi è molto carino perché non manca ai design, non manca nulla, nulla di nulla, cioè hanno tutto ciò che l'oggetto dovrebbe avere per essere poi considerato di lusso, perché non è che sono torcette o cose del genere. E invece la cosa carina è proprio, secondo me, che quando tornano umani sono, come dire, ancora più sono molto più francesi del resto, secondo me, del cast, no? Perché ecco, loro da umani danno quell'idea di francesini sofisticatini, eccessivi, opulenti, forse perché effettivamente i contadini nella scena del villaggio sì, sono, potrebbero essere francesi, potrebbero essere tedeschi, bene o male siamo là con il vestiario, quello semplice era quello che era. Invece già più sul livello più regale vediamo le differenze, no? Tra la moda e la disponibilità di un contesto e un altro. Quindi mi piace molto il fatto che in realtà l'oggetto richiama l'umano così come l'umano richiama l'oggetto, insomma. Hanno fatto un gran lavoro, secondo me, di design, come la spolverina, la cameriera spolverina, che pure quando torna umana è identica, cioè, no, quello mi fa ridere. L'unico che non è uguale è il bambino, giustamente, la tazzina, quello uguale no, quello non è uguale, però tutti gli altri lo sono assolutamente, e lo trovo veramente veramente carino. Per quanto riguarda il design di loro due, sono un po' staglio olio, no? Cioè, sono un po' il duo comico, che sono il Flounder e il Sebastian, il tappeto, la scimmia. C'è sempre, no, un po' questa dualità, c'è sempre bisogno quasi sempre di due spalle, quella pignola e quella simpatica, o quello stupido, o quello intelligente, cioè, abbiamo sempre bisogno del fifone, del coraggioso. Quindi... E poi infatti mettono sempre per tutto il Rinascimento Disney in ogni film. Sì, cioè, capito, come anche fino a Mulan, cioè abbiamo il grillo, il drago, la scimmia, l'elefante in Tarzan, il cavallo e il satiro in Hercules, insomma c'è sempre questa dualità costante in tutti i film. Vabbè, nel Goblin di Notre Dame che ci abbiamo? La capra e i gargoyle, bene o male, nonostante loro siano... E anche i gargoyle in sé ce n'è uno più alto, cioè sì, che tra loro poi così in Pocahontas abbiamo il procione, il colibrì, cioè c'è sempre questo duo che deve affiancare il protagonista e i protagonisti costantemente. E quindi ci sta, mi piacciono, divertono, anche perché appunto, ripeto, sono riusciti a cogliere bene l'essenza dell'oggetto, mantenendo però la semplicità, la freschezza di un design, perché infatti lo vediamo che nel live action sono molto più ricercati, più opulenti, più corretti a livello... Che altro, da quello che ho visto nel live action è un po' perché hanno tipo Lumiere e l'umano scolpito nell'oro del candelabro, e dopo continua il candelabro in sé, non è che è un po' come qua, che appunto usano la parte sopra della testa, no, la però, cera. Però comunque lo stile è comunque eccessivo, è comunque opulente, sì, no? Sì, sì, sì. Cioè è in linea bene con quello che era quel momento, per intenderci, no? Quindi secondo me ci sta molto bene. E basta, poi insomma... Non è che c'è molto, molto altro effettivamente su di loro da dire, perché il cast appunto degli umani... Io ho una domanda da farvi in realtà, cioè se sapete o se no impressione. Secondo me sono partiti dall'oggetto che volevano utilizzare e su quello ci hanno ricamato il carattere del personaggio, o sono partiti da un'idea di personaggio e poi hanno scelto l'oggetto più idoneo?
secondo me hanno pensato un pochettino a quello che poteva esserci effettivamente in un palazzo. Scusami, regale. Non ho sentito la domanda. Cioè, se sono partiti dall'oggetto o dal carattere del personaggio per decidere il design? Secondo me dall'oggetto, comunque. Perché poi il carattere del personaggio si rifà anche all'oggetto, quindi c'è per l'appunto l'orologio che è precisino, c'è quell'altro che è focoso con la spolverina. Può essere anche un po', per carità, perché vai a dire, ok, qual è uno degli oggetti che più comuni che puoi trovare in una reggia, delle candele, un orologio, e ha tanti orologi. È anche possibile, adesso io non so, il dietro le quinte, che magari non sono partiti con il duo, ma che non erano sempre un candelabro e un orologio, magari erano altri oggetti e man mano li hanno cambiati per... Quello sarebbe da vedere, sì, in quel caso. Ma io non saprei dire, forse conoscendo il metodo della Disney, probabilmente sono partiti dai disegni, cioè hanno iniziato a fare un sacco di disegni e poi avranno pensato che sarebbe stato divertente dare una personalità specifica a ogni oggetto a seconda dell'oggetto che era, no? Perché più che altro, perché sai cosa? Cioè proprio ogni oggetto di quelli rilevanti, quindi loro due, sì, e la teiera, perché gli altri, a parte il cane... L'armadio! Vabbè, l'armadio, sì, vabbè. No. Cioè, gli oggetti che sono 3/4/5 con sto armadio, alla fin fine hanno tutti una personalità molto specifica che si rifà anche al ruolo che giocano nella storia, quindi sì, la teiera arriva nel momento in cui tu sei triste e vuoi berti una tisana, cioè nel senso che alla fine della giornata gli vuoi stare da solo e pensare a te. Esatto. Prende cura di te. Esatto, per quello dico, cioè è molto ben sfruttato poi anche l'oggetto nella storia. Per quello mi domandavo, forse anche partendo dal ruolo che doveva avere nella storia. Tipo, ci serve comunque un qualcuno che traini da quel punto di vista, allora che carattere servirebbe questo qui? Buttatemi, okay, giù idee su degli oggetti con questo carattere, magari, sì. Perché sì, di solito effettivamente, come diceva Giorgio, molto spesso è tipo butti giù idee veloci su character design uno dopo l'altro, magari per i personaggi secondari. Qua era più semplice perché appunto dovevano essere basati su vari oggetti del palazzo, e dopo magari hanno detto, ok, ci servirebbe questo tipo di personaggio tra questi design, quali secondo voi funzionano di più o quali hanno bisogno di un cambiamento ma si possono mantenere a livello di oggetto, per esempio. Chi lo sa, non... sarebbe da vedere, può dipendere da progetto a progetto. Hanno fatto a freccette, comunque, se vuoi la mia risposta. Perfetto. Legittima. Allora, facciamo l'ultima scheda di oggi, che sarebbe la penultima, però delle gemelle abbiamo già parlato un pochettino. C'è da parlare delle gemelle. Hanno un sacco di trama addosso. Parliamo velocemente. Esatto, parliamo velocemente di Lefaux e di Maurice. Gianluca. Okay. Sei giallo come il padre di Belle, quindi. Ah, ecco, aspetta, scusami, prima che cominci, io invece ho una domanda che io mi sono sempre chiesta fin da bambina. Quando c'è la teiera che Mrs. Brick che dice a Kiko, vai a dormire con i tuoi fratelli, quelli lì, una volta umani, sono tutti bambini? Punto di domanda. E se sì, sono tutti figli di Mrs. Brick? Punto di domanda. Il lavoro minorile c'era a quei tempi, non ci puoi far molto. Che poi in inglese, aspetta, cazzarola, perché si chiama tipo coccio o qualcosa del genere in inglese, la tazzina, che di nuovo non ho guardato in inglese. Quindi. So che comunque c'era Kiko, perché c'era l'orsacchiotto mio e si chiamava Kiko. Ah, ok. Comunque, coso e coso 2. Allora, la spalla di Gaston si vede subito da un punto di vista di design che sono andati su più un cartunesco, deve essere più cartoon, soprattutto secondo me degli oggetti, deve essere uno scalino più basso, perché sennò è troppo paragonabile a... E in più è un po' il contrario di Gaston stesso.
Naturalmente Gaston, se deve trovare un assistente, non trova uno al suo stesso livello, ma trova qualcuno che sa che lui è superiore, quindi ci sta anche a livello visivo che lui sia bassino, mentre Gaston è enorme. C'ha anche, si vede dei dettagli simili al suo capo, chiamiamolo così, il panciotto bello rosso come ce l'ha Gaston. Anche non so se ce li ha i capelli legati anche come ce li ha Gaston, però comunque anche soltanto il rosso ti dà l'idea dell'accoppiata, essendo che il resto dei colori sono abbastanza neutri, appunto il marrone, questo verdastro, ti dà l'idea dell'ottavo nano di Biancaneve praticamente, tontolo o qualcosa del genere, perché comunque effettivamente proprio ti dà l'idea del personaggio non molto intelligente. Nasone, probabilmente è per enfatizzare anche Gran Bevitore, il vestiario che ha questo cappotto che quasi da straccione, quasi da non molto elegante, ma con questa falsa idea di che potrebbe essere, ah sì, un po' elegantino, dai, è un cappotto, o anche il colletto non piegato per dare ancora di più l'idea della non curanza del personaggio, e questi occhi tondi, in generale cerchi nella costruzione del personaggio stesso per darti l'idea che questo non devi avere troppo timore di questo personaggio, che se non mi sbaglio tipo gli punzecchi nel sedere, scappa via, non si vede più, un qualcosa del genere, però comunque nel combattimento nel castello forse mi c'è ancora qualcosa nel mezzo, forse c'è il cuoco che tipo li inizia a dar fuoco e dopo non si vedono più, quindi si sono mangiati la spalla di Gaston, canonico. Per il padre di Belle c'aveva in realtà un design leggermente diverso, se non mi sbaglio, dal classico padre che abbiamo visto in precedenza, ma potrei sbagliarmi. No, forse è semplicemente un'altra faccia di personaggi padre che abbiamo visto, tipo quella di Cenerentola, che anche là è bassino, se non mi sbaglio. Era quello del principe della Bella Addormentata nel bosco, che era bassino. Ah, no, ok, quello ok. Quello di Cenerentola, è una fusione fra Cenerentola e la Bella Addormentata. Ah, sì. ok. Allora, mi ero ricordato male io. Non so perché, però, capisco che magari non è la stessa cosa, perché lui è un inventore, l'altro era un matematico, se non mi sbaglio. Però quando l'ho visto, non so perché, con i baffoni e la capigliatura che gli hanno dato, mi ha dato non so che di Einstein. Sì. Appunto, sì, il... Sì. Il genio non capito quasi. Non l'inventore pazzo, punto. Non l'inventore pazzo, fine. Effettivamente quella macchina che crea, che non ho ben capito per cosa serviva, però comunque. Perché sai, dici, è per tagliare la legna, sì, ok, ma allora perché ha le ruote? Sai, se l'albero vuole scappare, almeno lo segue, cosa vuol dire? Però mi piace che l'hanno fatto un po' più burbero del solito, con questa anche anatomia con più pesante sopra rispetto a sotto, per dare quasi l'idea effettivamente del nano, non nel senso piccola persona, ma nel senso proprio nano razza fantasy, gli inventori, minatori in generale. Anche con questa faccina molto contenuta ti dà l'idea di uno un po' testardo, ma allo stesso tempo non particolarmente cattivo, perché di nuovo le forme che lo compongono sono principalmente il cerchio e lo stesso così, e allo stesso tempo però non hai questa colorazione che lo tira fuori molto dal resto del cast secondario, ovvero Brevirostro, che appunto dato che gli hanno dato questi colori molto terracei, giallo, verde, tipo generico, è carino, cioè, non è male, però è carino. 1/10, lo so, però non so cosa vogliono dire i numeri. Sì, in realtà non saprei neanche cosa aggiungere, perché in realtà hai detto tutto tu, Gian. Alla fin fine
cioè le tont e quello che faccio io di solito vorrebbe cioè un wannabe Gaston, ma non ce la fa perché tenta di imitarlo in tutti i modi, con un po' il taglio di capelli, un po' il gilet e un po' come per tutte le cose che fa, però niente, non ce la fa assolutamente. E giustamente, come ha detto Gianluca, Gaston se l'è preso semplicemente perché non potrà mai essere al suo livello e di conseguenza sarà sempre un gradino sotto di lui, ma lui lo vede come una sorta di divinità e di conseguenza anche solo essere il suo seguace lo rende orgoglioso, eccetera. Però a parte il caratterizzarlo in modo che sembri molto sempliciotto, molto tontolone, non c'è molto. L'altro invece sì, è un Einstein ai tempi della Francia degli anni tot, e non saprei tanto cosa dire, insomma. Comunque nel suo è simpatico, e penso che sia uno dei padri della Disney che comunque fa i viaggi più lunghi e anche uno dei con i destini più tristi, togliendo Mufasa ovviamente, ma poverino, è stato imprigionato. Levati, leone, che muori. No, ma anzi, prima vuole andare semplicemente a una fiera per vendere la sua macchina e far vivere bene la figlia. Si perde e viene catapultato fuori dal suo carretto. Poi viene inseguito dai lupi. Poi arriva in un castello. Pensa di aver trovato riparo e viene preso da una bestia demoniaca e lasciato a marcire in una torre fredda e buia. Viene la figlia che si sacrifica per lui. Torna a casa, tenta di chiedere aiuto. Nessuno gli crede, lo credono tutti pazzo. Tenta di andare a salvare la figlia. Crolla nella foresta con la neve. Cioè, mio Dio, giornata di merda. Poi torna indietro, lo vogliono mandare dalla casa dei pazzi. Cioè, proprio vabbè. Quindi quando penserò di avere una brutta giornata, penserò a questo povero uomo, insomma, effettivamente. E nessuno si ricorda neanche il suo nome, quindi peggio di così. E tra l'altro non si chiama padre di nome, di Belle di cognome. Esatto. Padre di Belle mi piace un sacco. Esatto. Avevo scelto il tuo nome dalla mia nascita. Giorgio? Sto pensando. Allora, sono assolutamente d'accordo con Inenia per quanto riguarda la descrizione del Gaston wannabe di Le Tont, eccetera, eccetera. Perché io Le Faux non riesco a chiamarlo. Le Tont per me forever and ever. Ed è molto, ecco, la cosa strana di certi film Disney è che appunto riescono in qualche modo a far convivere questi personaggi incredibilmente caricaturali con personaggi molto più realistici sotto certi punti di vista. Perché questo pare uscito da una Silly Symphony, no? È quel Disney classico, eccessivo, old school, super, super deformed sotto tanti punti di vista. E poi abbiamo appunto Gaston, che abbiamo detto prima, sì, è un po' caricaturato, ma è molto realistico, è quel tipo di uomo addirittura non bello canonico, ma bello in una maniera credibile, paradossalmente. E un po' stessa cosa anche il padre di Belle, eh? Cioè il padre di Belle è allo stesso tempo caricaturale e realistico, convivono queste due anime, perché di signorotti così se ne possono vedere, però allo stesso tempo ce l'ha quel non so che di finto, di irreale, e fa molto ridere perché sì, c'è dell'Einstein dentro, ci sono quelle proprio quasi come se la Disney utilizzasse, come possiamo dire, un manuale per la costruzione di determinati archetipi visivi, quindi i padri non possono superare 1,30 m a quanto pare. Devono essere tutti incredibilmente bassi, perché Belle quanto sarà alta? 1,50 m? Sì, più o meno. E questo gli arriva scarsamente alla spalla, voglio dire. È una persona un po' terra a terra. Esatto. Nel senso che
E quindi anche poi quello di Cenerentola, anche, cioè, voglio dire, sono tutti così molto nanetti, sicuramente fanno più tenerezza perché ti viene più voglia di proteggerli, no? Ti senti un po' più vicino a loro, però vabbè, insomma, io apprezzo, mi diverte, ci sta, però mi sorprende proprio questa, come se ci fosse una matrice dalla quale non ci si può allontanare più di tanto, e va bene, sicuramente è così, sicuramente nelle linee guida e nel lavoro fatto sarà stato più o meno così. Che dire, a me piace, a me diverte, funziona sicuramente, c'ha proprio quell'area un po' stordita, confusa, persa, che funziona, cioè secondo me in lui, e sì, poi basta, cioè alla fine è comunque il padre di Belle, quindi lascia il tempo che trova, diciamo che non ha preso dal padre, ecco. Se no era 1,20 m, infatti. Bene, basta, abbiamo finito. Yeah! Ce l'abbiamo fatta! La bella è finito. Ma sono, tra l'altro, 8:30 precisa. Bravissimi. Perfetto! La perfezione, pur essendo partiti in ritardo. Pensate. Mm-hmm. Va bene, io vi ringrazio come sempre. In caso per la prossima live sapete che potete modificarvi il sottotesto, così c'è pure scritto cosa fate nella vita. Adesso streamer da aggiornato. Non ho ancora capito come. Ringrazio la chat, poi lo scopriremo. Non faccio più problemi di audio come prima. Il resto. Mi puoi anche scrivere sotto Rapanello Mannaro, per me va bene. Ci sta. Infatti bravi, ringrazio la chat come sempre. E Magister Verdure, ci vediamo alla prossima live, che credo sarà domani pomeriggio. Non lo so, devo scoprirlo. Quando leggere il foglietto illustrativo può avere fatti indesiderati. Esatto. Addio. Tipo buonanotte. E settimana prossima i villain di Dragon Ball. Ciao.